Bentrovati all'edizione speciale della TG6, nell'intervallo della partita Pescara-Sampdoria. Apriamo con la politica giunta in conclave a Pescara per mettere a punto gli obiettivi della seconda fase amministrativa dopo il rimpasto che più di qualche polemica ha suscitato. Paolo Renzetti. Giunta di Pescara in conclave da questa mattina presso il Museo delle Genti, una giornata per discutere degli obiettivi che bisognerà portare avanti nella seconda fase della giunta Alessandrini a pochi giorni dal rimpasto, fortemente voluto dal primo cittadino e che più di qualche polemica ha creato. Conclave mi sembra un termine che diciamo evoca altro, è un momento in cui ci ritroviamo in un luogo anche se vuoi suggestivo, un museo cittadino, certamente per parlare della fase 2, di quello che è successo, di un rimpasto di giunte e di prospettive di rilancio per questa seconda fase dell'amministrazione. Lo facciamo in un clima di confronto ampio con la maggioranza, con l'esecutivo, con il Consiglio Comunale, convinti che la circolazione di idee e il dibattito sia sempre un ottimo strumento democratico. Ovviamente non è mai una questione neutra quello di sostituire gli assetti di una squadra, di una giunta, di un esecutivo. Io so come, naturalmente è stato un percorso anche complicato dal punto di vista personale, però il punto è che oltre che a parlare con gli uomini della politica, io ho il dovere di parlare con la cittadinanza di Pescara e alla comunità politica ho chiesto dei sacrifici in nome di un interesse che mi sembra ben superiore ai destini individuali, ma che attengono appunto alla prospettiva collettiva di una città che deve essere in grado di rispondere alle tante complesse e articolate sfide. E il neo assessore comunale alla mobilità e all'urbanistica, Stefano Matteucci Civitarese, illustra le strategie operative che porterà avanti nel corso del suo mandato. Vediamo. Da qualche giorno assessore, parliamo di deleghe importanti, pesanti. Quali sono le prime impressioni? Le prime impressioni sono, direi buone, nel senso che ho preso contatto con gli uffici e nonostante entrambi i servizi, cioè mobilità e governo del territorio, assetto del territorio, non siano particolarmente ben dimensionati, sono un po' sottodimensionati, per la verità ho trovato persone molto motivate, con programmi e progetti già avviati che si tratta di portare a termine. Abbiamo due livelli di lavoro, uno è quello di portare avanti le cose che erano già avviate e che bisogna appunto completare, magari meglio definire come ho detto prima, l'altro quello di definire in qualche modo una strategia di fondo che caratterizzi questo scorcio del mandato, insomma. Il mobilità e il traffico sono per la verità i temi più importanti in tutte le città contemporanee. Qui non c'è differenza qui a Pescara. Noi adesso dobbiamo mettere mano ad alcuni strumenti di indirizzo e anche operativi che sono il piano urbano del traffico che non c'è da molti anni, dall'inizio degli anni 2000, il piano di mobilità sostenibile, certamente anche di un trasporto serio che colleghi Pescara con l'area metropolitana. Questa è l'area metropolitana, peraltro è un problema molto importante che non riusciremo certamente a risolvere in questi pochi anni, ma che credo che sarebbe utile e intelligente impostare in termini di politiche territoriali sull'area un po' più vasta rispetto a quella di Pescara. E il consigliere regionale delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro, risponde all'allarme lanciato dalla CGL sul trasporto pubblico locale in relazione alle multe comminate all'Abruzzo sotto forma di minori trasferimenti. Milioni di euro in meno che potrebbero influire negativamente sul servizio. Per D'Alessandro la riforma messa in campo dalla Regione Abruzzo serve proprio ad evitare ulteriori sanzioni nel tentativo di riportare il rapporto costi-ricavi sopra il 35%. Francesca Romano Testi. Per il caso dei trasporti pubblici abruzzesi i sindacati si interrogano su quello che è stato un nuovo taglio da parte del governo, sono 10 milioni in meno rispetto all'anno precedente, ma i parametri sono sempre gli stessi e il dubbio è: riuscirà l'Abruzzo a garantire e a recuperare il terreno perso? Da mesi e anni io vado predicando la necessità di fare le riforme, perché prima o poi sarebbe arrivato ciò che è arrivato. Quando acceleravo sulla società unica dei trasporti, quando mettevo mano alla riforma delle tariffe, purtroppo all'insù
su o del taglio ai costi, sapeva esattamente cosa stava accadendo. 8 milioni derivano dalle penalità, cioè dalla multa, perché il sistema negli anni 2012, 2013 e 2014 non era capace e non è ancora capace di garantire un rapporto ricavi-costi come stabilisce la legge, cioè i ricavi da traffico, abbonamenti e biglietti devono remunerare almeno il 35% dei costi, altrimenti c'è la multa. A questo si aggiunge 2 milioni di euro di penalità. Io sto lavorando adesso con l'assessorato al bilancio per verificare la possibilità da qui a dicembre, con una o più variazioni di bilancio, di rimpinguare il più possibile il capitolo, ma dobbiamo andare avanti per i prossimi anni nelle ulteriori riforme. Gli studenti chiaramente chiedono la gratuità. Ho spiegato loro che è impossibile per le ragioni appena dette. In futuro noi possiamo immaginare, man mano che recuperiamo risorse, di metterle sempre più per forme di agevolazione per gli studenti, ma non solo, penso anche alle famiglie che hanno un reddito, diciamo, anche oltre i 15.000 euro famoso di ISEE, però hanno più figli a carico o loro stessi vanno al lavoro con un mezzo pubblico, quindi altre forme di agevolazione. Intanto, tra qualche settimana, spero di poter annunciare all'Abruzzo qualche migliaia di ragazzi non pagheranno per quest'anno l'abbonamento. E tre persone sono state arrestate in due distinte operazioni condotte dai carabinieri a Teramo e Mociano Sant'Angelo per spaccio di droga e un tentato furto. Nel capoluogo i militari della stazione di San Nicolò Tordino hanno sorpreso un teramano e un kosovaro di 31 e 39 anni all'interno della sede di un'associazione sportiva mentre tentavano di rubare un motociclo. A Mociano Sant'Angelo un cittadino di etnia rom di 27 anni è stato intercettato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova mentre cedeva una dose di marijuana a un assuntore. Dalla perquisizione nella sua abitazione è stata trovata altra droga nascosta in 35 involucri di plastica. Si tratta di 33 grammi in tutto tra cocaina ed eroina. Tutti e tre gli arrestati sono stati trattenuti ai domiciliari in attesa delle udienze di convalida dinanzi al giudice. E il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, questa mattina ha incontrato i giovani studenti della scuola elementare Cappuccini di Guardia Grele, un incontro per parlare di legalità in cui a diventare protagonisti sono stati proprio i più piccoli e le loro domande. Il servizio. Le cose più importanti sono quelle, le altre domande, alcune delle quali sono scritte in pizzini, lo sapete che cosa sono i pizzini? I mafiosi, per non parlare al telefono o per non farti ascoltare, scrivevano su fogliettini alcune cose in alcuni momenti, eccetera. Il terzo potere dello Stato faccia a faccia con il futuro per raccontare il coraggio e la legalità. A Guardia Grele i giovani studenti della scuola primaria Cappuccini hanno incontrato il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e a loro la libertà di prendere il microfono e chiedere cosa fosse la mafia, come poterla combattere e come riconoscerla. Quali sono le differenze tra mafia e terrorismo? Che ruolo aveva e ha la donna nella mafia? C'è differenza tra la mafia di oggi e quella del passato? Che ruolo ha la politica con la mafia e cosa può fare per eliminarla? Sono molto diverse perché le mafie sono diverse, perché gli ordinamenti sono diversi, perché lo Stato è diverso. Voi potete dire, ma se uno è mafioso, delinquente, la legge deve essere sempre la stessa. Ma certo ci sono alcune cose in comune, non c'è dubbio, ma il modo con il quale si combattono le mafie è diverso da Stato a Stato. Il nostro Paese ha una presenza mafiosa molto elevata, ma è lo Stato che più di ogni altro è capace di contrastare la mafia. Le mafie non sono più insediate solo nei territori dove sono nati, ma agiscono su scala planetaria, globale, con il narcotraffico, per esempio, con il traffico di droga, con il riciclaggio, cioè con la ricollocazione del denaro sporco. Giovanni Legnini ha raccontato al suo giovane pubblico quale fosse il ruolo del CSM e come fossero ripartiti i poteri dello Stato. Con la nostra Costituzione, la nostra bellissima Costituzione, si è stabilito che ci deve essere un governo autonomo della magistratura, dei giudici. E questo governo autonomo della magistratura, dei giudici, è il Consiglio Superiore della Magistratura, che quindi rappresenta il terzo potere. Come si compone il Consiglio Superiore della Magistratura? Si compone
per 2/3 da giudici e PM, pubblici ministeri, che sono eletti con il voto da tutti i giudici italiani, che ne sono circa 9.000, e per 1/3 dagli eletti dal Parlamento, e partecipano per rappresentare chi? Non per rappresentare i giudici, perché ci pensano i giudici, per rappresentare i cittadini, la volontà popolare. Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi, affetta da SMA 1, ha perso il posto di lavoro, una situazione che rende ancora più complicata la battaglia per ottenere assistenza alla bambina che vive attaccata da un macchinario 24 ore su 24. Oggi l'attenzione è puntata sull'ottenimento di una legge che garantisca sostegno economico alle famiglie che assistono i propri familiari. Ascoltiamo. Noemi oggi ha 4 anni. La sua vita prosegue grazie al monitoraggio costante 24 ore su 24 dei suoi genitori e di un OS che presta servizio 20 ore a settimana. Nel frattempo Andrea Sciarretta ha perso il suo posto di lavoro. Sua moglie, anche lei disoccupata, si occupa della piccola e di tutte le sue necessità con un carrellino creato artigianalmente per poter tenere sempre vicino il macchinario indispensabile per la deglutizione. Purtroppo a giugno ho perso il posto di lavoro, ho richiesto comunque i permessi previsti per legge, però abbiamo anche questo problema ora, purtroppo l'assistenza comporta anche questo. Ora noi comunque stiamo facendo in modo di poter supportare ancora di più la piccola, ma ovviamente speriamo e confidiamo in un intervento di qualche imprenditore, qualcuno solidale che possa comunque aiutarmi a conciliare l'assistenza con il lavoro. Andrea Sciarretta in questi anni con la sua storia è diventato la voce di tutti quei genitori che hanno dovuto affrontare l'insorgenza della SMA, una malattia rara che colpisce un bambino su 6.000 e che non trova sufficiente sostegno nella sanità pubblica. Si chiama Progetto Noemi, l'associazione che promuove in Abruzzo la costituzione di una legge che tuteli le famiglie garantendo un fondo economico per l'assistenza dei familiari con SMA. La Regione Abruzzo il prossimo 26 ottobre si riunirà per portare avanti la legge sul caregiver. Noi lo facciamo con il massimo della serietà, con il massimo dell'onestà, chi vuole aiutarci può farlo, perché noi mettiamo al centro l'esigenza del bambino, l'esigenza di un bambino affetto a disabilità gravissima e possiamo fare che insieme riusciamo a dare le giuste attenzioni, ma più che altro concrete come l'assistenza e i fondi. È tutto per questa edizione speciale della TG6, l'appuntamento con l'informazione torna alle ore 23, linea a Diretta Stadio.